Eccoci a Via Toledo, dove tra i negozi storici di questa storica arteria napoletana, qui c'erano gli spazi dove era ubicato l'attività di Luigi Kaflisch, la storica pasticceria, confetteria, liquorificio, birrificio napoletano, fondato nel 1825. Era diventato un punto di riferimento proprio perché Kaflisch era conosciuta da tutti, anche quanti, magari essendo un po' un locale un po' più esclusivo d'élite, non necessariamente lo frequentavano. Però era un luogo, si direbbe oggi, identitario. Tutto quello che viene a Napoli viene napoletanizzato. I vari conquistatori pensavano di conquistare la città e ne rimanevano conquistati. Napoli ha una matrice forte che riesce ad assorbire, a recepire quanto ritiene bello e giusto, però lo fa con quel valore aggiunto che va a personalizzare, si direbbe a napoletanizzare qualunque cosa. Quindi Kaflisch fu adottato dai napoletani, ebbe un grande successo e fu, tra virgolette, costretto ad ampliare i locali e aprì nella strada commerciale più importante, più rilevante. Quindi i napoletani sono stati da sempre educati al bello e al buono e quindi colsero la novità, colsero la qualità e l'adottarono, la fecero propria, decretandone il successo. Quello che era un marchio storico che avrebbe compiuto tra pochi anni, nel 2025, 200 anni, in realtà da una ventina d'anni non esiste più ed è stata una perdita di una realtà storica di cui la città menava vanto a giusta ragione,